Cari amici appassionati di letteratura, bentornati di nuovo appuntamento con la voce degli scrittori, appuntamento del giovedì, il secondo della settimana, sappiamo che vi stavate preparando, questa sera un solo testo, quanto basta però per lasciarvi tentare, tra poco capirete il perché, infatti sto per svelarvi l'ospite di questa sera, chissà chi è, che andrà ad occupare la nostra poltrona, intanto vi mostro la copertina. Diamo la buonasera a Lorenzo Marone. Buonasera, grazie. Con la tentazione di essere felici, per l'appunto. Eccola la tentazione che stasera proponiamo un po' a tutti i nostri amici a casa, edito da Longanesi. Dunque, un titolo che già comunque è molto forte, anche perché andrà giustificato, però parliamo di un romanzo. Partiamo subito così, anche perché è un romanzo che spiazza, vi spiazzerà, soprattutto quando lo andrete a leggere nel dettaglio, però, caro Lorenzo, obbliga certamente spesso a riflettere soprattutto poi con l'andare degli anni. Partiamo però dal protagonista, cari amici a casa, il protagonista si definisce da solo con parole molto dure, Cesare Annunziata, è un vecchio e cinico rompiscatole. Chi è veramente Cesare Annunziata e perché si definisce così già da sé? È un vecchio burbero, se possiamo dire così, uno che è un disilluso. Cioè uno che ha vissuto una vita non piena, o comunque è consapevole di non aver vissuto pienamente la propria vita, ha fatto degli sbagli, due su tutti, ha svolto per 40 anni un lavoro che non amava, lui è stato ragioniere, quindi è stato impiegato in uno studio, è stato ragioniere per 40 anni, e già questo basterebbe per essere insomma, abbastanza insoddisfatto della propria non vita. Non essendo quello che voleva fare, poi sappiamo che aveva provato diverse volte a sfuggire da questa via lui lavorativa. Sì, come dico io, lui tenta, scalcia no, per cercare di sfuggire a questo destino, fra virgolette. In realtà fa il ragioniere per 40 anni, quindi è un insoddisfatto da questo punto di vista. E poi ha anche sposato una donna che non amava fino in fondo. Queste sono due delle scelte sbagliate. In realtà poi non è neanche uno che non ha scelto, è uno che ha sbagliato scelte. È un uomo che più che altro non ha scelto quando doveva scegliere. La vita ci insegna che ogni tanto ci sono dei bivi, nei momenti in cui bisogna avere il coraggio di scegliere, bisogna avere il coraggio di uscire dal proprio guscio, direi dalla zona di sicurezza, no? Per cercare di riprendere una nuova strada, soprattutto. Sicurezza che spesso può diventare anche torpore, alcuni treni non passano più perfetto, volte perfetto. E qui lo si capisce bene, però la mia curiosità inizialmente è proprio nell'approcciarmi a questo personaggio e capire come sia nato nella tua testa, perché comunque è un personaggio che anche a livello di età si distanzia parecchio da te, perché sì. Questo vecchio cinico, da dove è emerso? Sì. No, lui in realtà poi è solo uno apparentemente cinico, o comunque solo uno apparentemente egoista. In realtà il mio interesse era quello di trattare l'argomento appunto di quello che stavo dicendo della non scelta o del rimpianto, cioè del guardarsi indietro e dell'accorgersi di aver sbagliato alcune scelte fondamentali, del non aver vissuto, come dice lui, il non fa, io sono in tutto quello che avrei voluto fare e non ho fatto. Ma la cosa per fare questo non c'è bisogno di arrivare a 40 anni, a 80 anni, in realtà i rimpianti li abbiamo un po' tutti, però ovviamente un ottantenne ha una veduta più ampia della propria vita. La veduta più ampia, lui a questo punto ha una panoramica estremamente chiara e a suo modo cinica, la stessa panoramica, però lui cerca di affrontarla. Un altro elemento assolutamente gustoso, lo metto come accezione positiva, è il fatto che lui prima si dichiara egoista, poi capisce a un certo punto di non essere definibile neanche tale, perché giustamente dice un egoista vero e proprio insegue il benessere. Io non ho raggiunto neanche quello. Ho fallito anche come egoista. Come fa poi a questo punto però ad essere convinto e quasi fiero del fatto che lui se ne frega degli altri, se ne frega di tutti? Lui non è che è fiero, lui è proprio perché ha avuto per 72 anni circa vissuto una vita o comunque è stato insoddisfatto del suo percorso, decide a un certo punto adesso basta, quel che mi rimane da vivere lo vivo alla mia maniera, cioè me ne frego, fra virgolette, del giudizio altrui, soprattutto me ne frego di piacere agli altri. Per fare questo usa il cinismo, usa il sarcasmo, l'ironia, che poi in realtà sono tutte
È una specie di, sono degli strumenti, uno scudo, una corazza che lui usa per difendersi poi da questo dolore, che è la consapevolezza appunto di aver sbagliato alcune scelte fondamentali. È una corazza che poi tende a farlo difendere, ma spesso con delle riflessioni ci fa capire e vi farà capire quanto ci si senta intrappolato in alcuni istanti. Parliamo di un personaggio che poi vedrete andrà addirittura delle volte ad attendere il momento giusto per prendere l'ascensore da solo, temendo di essere di dover affrontare anche questa presenza fisica e di dover rispondere a delle domande. Quindi qui c'è qualcosa veramente che va oltre, poi cioè arriva quasi alla sociopatia. Lui è un, si definisce così. È un sociopatico, è uno che si è chiuso in se stesso proprio perché è un disilluso, proprio perché addolorato da questo percorso, è chiuso in se stesso. Poi ovviamente nel corso della storia ci sarà un evento che contribuirà, che costringerà quasi Cesare, il nostro Cesare, questo vecchiaccio, a un po' rivedere i suoi piani e quindi poi a ridonarsi agli altri e alla vita, perché poi in fondo in realtà lui è uno che ama molto la vita, come poi si scoprirà. Lui la ama, fatica ad ammetterlo, così come fatica ad ammettere il bene che percepisce e che sente verso i propri figli. Tra poco parleremo anche di loro, però attenzione adesso, anche a casa, immaginate di alzarvi dal divano ed entrare in questo condominio, che è un condominio particolare. Il nostro protagonista trascorre la maggior parte del tempo all'interno del suo appartamento, però in questo condominio si fanno degli incontri. Attenzione, perché nel piano esatto in cui si trova però non c'è un'aria tanto fresca, perché chi abita nel suo stesso pianerottolo? Sì, accanto c'è la Gattara, no? Che è questa vecchietta, 80 anni e più, che è sola, che vive con, che quindi si prende cura di tanti gatti, e Cesare ovviamente prende in giro questa che poi in realtà è un'amica, perché lui la prende in giro appunto questo personaggio, ma poi in realtà è legato a Eleonora, alla Gattara, anzi cercherà anche di difenderla poi a un certo punto della storia. È un condominio, io definirei un condominio comune, come ce ne possono essere tanti, forse addirittura non è neanche identificabile nella città di Napoli, cioè nel senso che è un condominio che potrebbe trovarsi in qualsiasi altra città, e che è però un condominio pieno di queste figure, di questi anziani, no? Che incontri, questo forse è anche un po' quello che mi ha ispirato a raccontare Cesare, questi anziani un po' burberi, un po' che incontri sul pianerottolo, oppure in ascensore con lo sguardo ai piedi, che sembrano sempre un po' arroccati, no? Certo, e invece hanno un mondo dentro. Al di là, in questo caso, del fetore privato dai felini tenuti da questa signora, è un condominio in cui c'è un'area un po' stantia. Tra l'altro fa sempre sorridere il fatto che lo stesso protagonista, che ricordiamo ha 77 anni, si riferisce a alcuni di loro chiamandoli vecchi, vecchiacci. Cioè, lui tende veramente a distaccarsi da questa figura. Si estromette, lui si chiama fuori, si riconosce tantissimi difetti, però quello no, non lo vuole perché lo soffre particolarmente. Dunque avete capito, di fronte alla sua porta c'è questa Gattara, però poi c'è anche un altro personaggio che comunque ha assolutamente il suo spessore, che entra e esce, è un'infermiera che va un po' oltre le cure standard e va ad alleviare anche quelli che sono comunque bisogni fisici di Cesare. Però anche qui, di fronte al rapporto inizialmente assolutamente unicamente superficiale, che si risolve solo sotto le lenzuola, emerge qualcos'altro col tempo. Sì, in realtà è un rapporto, cioè è un'amica, è un rapporto che pian piano cresce, è un rapporto secondo me molto tenero, che nel corso della storia va crescendo. Forse Rossana è il nome di questa donna. Rossana. È l'unica con la quale poi Cesare riesce ad aprirsi un po' di più, no? Perché invece poi, come abbiamo detto, è uno che ha molta difficoltà nell'approcciarsi agli altri, nella difficoltà a gestire le emozioni, proprio per questo poi ha un rapporto controverso e difficile con i figli. Con Rossana, bene o male, è l'unico forse personaggio col quale Cesare riesce a essere un po' più se stesso. Rimanendo comunque, ricordiamo, sempre controverso, comunque un personaggio contraddittorio, lo definirei. Vuole a questo punto respingere i legami, adesso capiremo anche meglio perché, visto che la moglie non c'è più e quindi si ritrova a passare in questo caso da un rapporto che, ripeto, si svolgeva solo sotto le lenzuola, quasi senza accorgersene, a invitare a cena questo personaggio e poi però da lì ne vedrete delle belle, ma non possiamo anticipare tutto. Usciamo un attimo dal condominio, perché tu hai nominato i due figli, Sveva e Dante. Sveva. Anche in questo caso c'è una distanza che tende però poi a respingersi nel momento in cui loro provano ad avvicinarsi o lo tenta
lui stesso. C'è una distanza perché lui in questa sua infelicità, lui ha sempre durante la sua vita cercato in tutti i modi, come ho detto prima, di scalciare, cercare soprattutto la felicità al di fuori dell'ambito familiare, proprio perché comunque il suo rapporto matrimoniale non era pienamente soddisfacente, cerca la felicità altrove, quindi lui è un, diciamo, è un traditore, in realtà uno che ha tradito molto nella vita, questo lo possiamo dire, solo questo, è uno che ha tradito molto, è uno che cerca la felicità al di fuori, per fare questo tende ovviamente anche a non stare con i figli, sì, a un certo risulta punto scorbutico anche con loro, poi ce ne sono tanti di episodi, certo. Pian piano anche qui c'è un'evoluzione, possiamo assolutamente definirlo comunque un romanzo di formazione perché c'è una seppur sua 77 linearità, seppur poi dopo lui si accorge a 77 anni di non aver vissuto veramente fino ai 72, quindi c'è questa presa di coscienza che però non lo scoraggia, cioè comunque è contento di averlo scoperto seppur a quell'età. Velocemente però, Sveva e Dante, mi regali una cartolina su Sveva e una su Dante, perché lui li etichetta quasi un po', Sveva come un personaggio un po' isterico, che sì, tra l'altro è quello che ha cresciuto sì, lui. Sì. L'altro, Dante, comunque è un ragazzo omosessuale, che era stato cresciuto praticamente dalla madre. Sono due figure molto differenti. Sveva forse è più proprio Cesare allo specchio, no? È una donna anche lei molto insoddisfatta del proprio rapporto matrimoniale, è in difficoltà con il marito, si butta nel lavoro a capofitto, forse fa alcuni errori con suo figlio, quindi con il nipote di Cesare. E quindi ovviamente essendo due caratteri spigolosi si beccano di continuo, no? Dante forse invece è il personaggio più positivo forse del romanzo, è l'unico che a proposito di tentazione di essere felici, sono tutti personaggi che cercano, che tendono, che inseguono la felicità, no? Cesare ma anche Sveva che cerca in qualche modo di trovare la sua felicità con o senza il marito, Emma di cui parleremo dopo, sì. Forse è l'unico personaggio realmente, se non felice, comunque soddisfatto, una persona equilibrata, sorridente, che affronta la vita appunto con un sorriso, è proprio il figlio Dante, che è appunto omosessuale, col quale però Cesare ha un rapporto abbastanza un rapporto difficile, nel un senso rapporto che unico, perché comunque lui sottoscrive quasi diciamo conferma questa corazza del padre, perché fa finta di niente delle volte, sì. Quindi si crea un equilibrio nella mancanza totale che c'è, però si crea questo equilibrio, sì. Quindi sono due personaggi assolutamente differenti, comunque sappiamo che tra l'altro andando avanti veramente non mancheranno, pur non essendo gialli, dicevo prima con Lorenzo, non essendo un giallo ci sono molti colpi di scena, soprattutto riguardanti comunque delle curiosità che poi lo stesso Cesare cercava di scoprire, quasi credendo di essere vicino a un qualcosa di inarrivabile, e poi gli crolla il mondo addosso perché si rende conto che molti delle cose già le sapevano praticamente. Sì. Dunque, torniamo proprio a Cesare, perché hai nominato anche Caterina, l'ex moglie, non c'è più, però lui è un personaggio anche qui veramente unico, perché dovete sapere che poi lui la sera spesso si ritrova a parlare con le pareti, perché si confronta ancora con lei, gli racconta le cose, sì, e rimane questo rapporto. Caterina cosa aveva significato per lui, e anche in questo caso qual è il tipo di rimpianto e di negatività che gli è rimasto addosso? Lui sembrerebbe incolparla della sua infelicità, no? Durante tutto il romanzo, la storia dice un po' che a causa di Caterina lui non ha potuto cambiare lavoro, che è stato imbrigliato in questa relazione, in questo rapporto. In realtà parla sempre solo con lei, parla continuamente con questa donna che non c'è più, quindi in realtà poi si scoprirà che è stato comunque un personaggio fondamentale, un personaggio che ha saputo restare al suo fianco e soprattutto ha saputo crescere questi due figli mentre lui cercava la felicità altrove, un personaggio che appunto migliore di quanto Cesare voglia far credere all'inizio. Ha saputo accogliere anche i suoi sfoghi derivanti, ecco, dalla mancanza di soddisfazione che c'era nell'ambito lavorativo a cui tu ti riferivi proprio nella fase iniziale, comunque poi in un certo modo riescono a legarsi, seppur ognuno distante dall'altro, poi scopriremo che comunque con la madre, per quanto riguarda i figli, anche da parte di Sveva, era ragazza cresciuta più dal padre, c'era un rapporto veramente molto forte. Torniamo però all'interno di questo condominio, perché
Cesare, abbiamo detto, egoista o non egoista, perché poi non arriva neanche a essere quello, fatica a definirsi, è scontroso, poi anche ci sono anche altri personaggi che magari definiamo come secondari, ma sono importantissimi, quindi anche l'altro vecchietto, Marino. No? Marino, dove si intrattiene anche per... e si conforta un po' perché lo vede più distante, a lui si sente vivo. A un certo punto però, cari amici a casa, c'è uno strappo nel testo, c'è qualcosa di indissolubile che... Da quel punto in poi fa sì che non possa essere più tutto uguale a prima. Arriva Emma. Chi è? Come va a riempire questa altra abitazione che è sempre nel suo pianerottolo? Sì, Emma è una giovane donna sposata, quindi in realtà è una coppia che si trova sul pianerottolo insieme alla gattara, insieme a Cesare. E però Emma è un personaggio con un trascorso di violenza domestica, quindi è maltrattata dal marito. Cesare pian piano si accorge di questa cosa, riesce a vedere, a scorgere questa cosa e ci sarà un avvicinamento fra i due personaggi. L'incontro con Emma cambierà appunto, come stavo dicendo prima, un po' i piani di Cesare, che si vedrà costretto a intervenire, a cercare di salvare questa ragazza, quindi a cercare di te. Lui dice sempre, alla mia età ancora non ho imparato a tendere la mano senza tremare, invece dovrà per forza di cose tendere la mano per cercare di aiutare questa ragazza. Quindi a un certo punto irrompe nella... Mi serviva un evento che potesse scuotere, no? il personaggio, un evento drammatico che potesse scuotere il personaggio e potesse, certo, costringerlo ad aprirsi alla vita e agli altri. Ed è un evento, irrompe quindi questa violenza domestica, però non volevo, apro e chiudo parentesi, non volevo che fosse, non volevo, quando decisi di parlare della violenza sulle donne, decisi appunto di inserirlo a un certo punto in romanzo perché non volevo e non è un romanzo sulla violenza sulle donne. Non è un testo che approfondisce questo, che comunque possiamo considerare come un ingrediente fondamentale, sì, perché poi all'interno della vicenda lo è, però non ci sono approfondimenti esterni e considerazioni assolutamente, anche perché, ripeto, è un romanzo, dunque stiamo per fermarci, però, ripeto, questo è un evento che veramente spacca in due la, sì, storia, anche perché... Pure in questo caso Cesare è combattuto, da una parte non vorrebbe mischiarsi, lui vuole rimanere nella sua tranquillità, nella sua serenità, mi permetto di dire che a questo punto subentra però anche la sua debolezza per le belle donne, ne viene indubbiamente affascinato, più e più volte ripete che se avesse avuto una trentina d'anni in meno si sarebbe comportato diversamente, però sempre con l'ottica di proteggerla, di difenderla, perché tutto quello che avviene vedrete in questo caso è troppo vicino a lui per chiudersi gli occhi e quindi va avanti. E adesso nella seconda parte, attenzione perché vedremo anche i cambiamenti che ci saranno a livello caratteriale. Dunque anche noi adesso come il protagonista vi tendiamo la mano, ma per dirvi di rimanere con noi, non prima di avervi regalato l'aforisma della puntata. Non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole passione. Per vivere ci vuole passione. Oriana Fallaci. E bentornati nel nostro salotto letterario, questa sera adibito a condominio, un po' inquietante, un po' però anche rassicurante, perché no, vedremo nel proseguo del testo, sicuramente ci affascina, ci sta affascinando il nostro Lorenzo Marone con La tentazione di essere felici e adesso, proprio per questo motivo, ancor di più abbiamo voglia di ascoltarne un passaggio. Lo facciamo attraverso la voce della nostra attrice Valentina Ghetti. Ho fatto il ragioniere per 40 anni. Il lavoro è stato per me qualcosa di secondario, come una musica da ascoltare in sottofondo. La mia vita era altro, i figli, le amanti, gli amori impossibili, gli amici e i sogni che rimanevano sempre sogni, trasformandosi poi negli anni, in rimpianti. Eppure, ora lo so, non si può trattare il lavoro come una cosa da tenere in disparte, perché in disparte il lavoro non ci resta. Non avrei commesso molte stupidaggini con le quali tentavo di dare un senso all'esistenza se avessi avuto un lavoro avvincente. Una passione non ti fa amare tua moglie, non ti insegna a godere fino in fondo del fatto di essere genitore, non ti serve neanche a scrollarti dalle spalle la polvere che ti porti dietro dall'infanzia. Questo è vero, ma almeno ti aiuta a chiudere gli occhi la sera e a non annaspare nei tormenti. Invece, ho trascorso la vita a recriminare contro Caterina, il mio impiego, la poca libertà, le scelte sbagliate, i figli che mi rubavano l'energia, il tempo che passava, per non guardare in faccia la sola e unica verità. Non sono stato in grado di cambiare nulla. Forse
Non sono così forte come voglio far credere. Non si può trattare il lavoro come qualcosa da tenere in disparte, anche perché, ahimè, ben venga, non ci rimane in disparte. Questo è veramente uno dei passaggi più profondi, più toccanti del testo, che poi in alcuni casi, secondo me, esula anche dal personaggio, perché è una riflessione che poi può estendersi ben oltre, e indubbiamente, giornalisticamente, il primo quesito è quello di capire quanto ci sia di tuo in questo pensiero. Questo è abbastanza autobiografico, nel senso che io ho fatto brevemente ho fatto l'avvocato per quasi 10 anni, già sapendo però al secondo esame di giurisprudenza che non mi piaceva il diritto, quindi poi ho impiegato 9 anni e più per prendere la decisione di interrompere, no? di fare qualcos'altro, proprio perché in realtà se poi fai un lavoro che ti occupa quasi un'intera giornata, che non ti piace, se lo fai senza un minimo di passione, innanzitutto lo fai male, ma poi diventi, possiamo dire, infelice, non so se sia un termine esagerato, ma comunque entri in un circolo difficile, perché poi sei un insoddisfatto e doni la tua insoddisfazione agli altri o anche a casa. No? Penso che poi questo si riferisca spesso anche al carattere di una persona, nel senso che soprattutto coloro che hanno, come dicevi tu, e come si riscontra in questo testo, una forte passionalità rispetto ad altri, non possono tendere a cercare di appiattire tutto, ma finisce, come nel caso del protagonista, nello sfogare in altro, spesso anche in negativo. Qui si parlava addirittura di amanti, comunque di frustrazioni verso i figli, non elementi basilari. Sì, ma ci serve proprio perché uno che è consapevole di questo e tenta di dire: attenzione, io ho fatto questi sbagli, attenzione, non fate i miei stessi sbagli, addirittura anche invadente, no? Poi nei confronti invasivo, nei confronti anche dei figli, cerca di entrare nella vita dei figli dicendo... Perché ha paura. Dicendo: attenzione, cercate di seguire il vostro io più profondo, cercate di seguire le vostre passioni, cercate di rendere ogni giorno la vita degna di essere vissuta, non lasciatevi trascinare, e quando c'è da scegliere, scegliete. Certo, perché in 30 secondi gli sembra... Per questo motivo di non essere poi così forte come credeva? No, perché lui si vende, no? Come uno forte, dice di essere appunto, si è costruito questo personaggio burbero e forte, certo. In realtà è un uomo che è stato poco coraggioso. Ogni tanto però la maschera gli cade e dunque emerge questa considerazione. Adesso ne facciamo invece emergere un altro passaggio molto differente. Qua, secondo me, c'è il calore, c'è l'umanità del nostro protagonista. Allora, andiamo subito ad ascoltare, sempre attraverso la voce della nostra Valentina Ghetti. Lei ride mentre mi aiuta a tirarmi su. Ci infiliamo sotto le lenzuola, con Federico fra noi che dorme profondo. Quindi Sveva, prima di spegnere la luce, mi fissa e sussurra: grazie, pa. Figurati, e di che? Replico con un bisbiglio. Quando il buio si impossessa della stanza, resto solo con i miei pensieri a scrutare il soffitto scalfito da piccoli fasci di luce sgorgati dalle persiane. E per la prima volta da quando non so quanto, avverto un senso di profondo benessere. Mi giro e osservo Federico che dorme, col viso rivolto all'insù e la bocca aperta. Sveva, invece, è girata dall'altro lato, eppure riesco a sentire lo stesso il suo respiro così profondo. Così mi viene naturale tornare col pensiero a quando era lei a trovarsi al centro del letto e sua madre, quella di spalle. Sono passati 40 anni, eppure la storia sembra ripetersi, come un flusso inarrestabile. Quello che siamo svanisce col corpo. Quello che siamo stati, invece, rimane custodito nei nostri cari. In Sveva mi sembra di rivedere un po' Caterina, proprio come a un certo punto sul volto di mia madre ho ritrovato il nonno. Chissà se un domani anch'io tornerò in superficie grazie a un movimento, un'espressione, un sorriso di mia figlia. E chissà che saranno gli occhi che se ne accorgeranno. Intanto qui non abbiamo pubblico, altrimenti partirebbe un applauso. Grazie. Perché l'interpretazione è veramente, al di là poi della sostanza che ovviamente hai messo tu, mi ha fatto emozionare me, quindi immagino te risentendo queste parole, ma sono sicuro che hanno colpito anche i nostri
Amici a casa, sono passati quasi 40 anni, ma non è cambiato nulla, non sembra cambiato nulla. Questo sembra un flusso inarrestabile. Come percepisce Cesare questo flusso? A un certo punto qui sembra aprirsi proprio una crepa nella sua aridità, nel suo cinismo. Sì, allora, la crepa forse si apre quando incontra Emma, però in realtà forse quello che mi preme sottolineare è che lui in realtà è una persona che, se no poi sembra, è una persona che in realtà ama molto la vita. E proprio perché ama molto la vita è un insoddisfatto e un infelice, però è uno appunto che proprio perché ama molto la vita è una persona profonda, una persona sensibile, che ha sofferto e che tenta come può di, perché poi è un uomo comune, no? Tenta come può di vivere quel che gli resta da vivere. Quando arriva Emma, ovviamente il rapporto con Emma farà sì che Cesare, nel donarsi agli altri, dovrà rivedere anche il rapporto con i figli, no? Cioè costringerà Cesare anche a ritrovare un certo approccio, un nuovo modo di confrontarsi con un'apertura anche, sì, perché tu dicevi, sì, giustamente che ama la vita, però c'è sempre questo aspetto di sociopatia che, sì, tende ad allontanarlo, un personaggio, diciamo, personaggio che evita di passare davanti, sì, la salumeria di fronte casa per non farsi, sì, parlare alle spalle. In questo caso però secondo me è molto importante anche il figlio di Emma. Lui spesso dice che in alcuni momenti gli sembra gli sembra l'unico che riesce a farlo stare bene, a farlo sentire un po' in pace con se stesso, soprattutto dopo alcuni litigi che aveva avuto, alcuni contrasti con lei. Sì. Sicuramente c'è stato un viaggio che poi ha portato anche a queste riflessioni, ma secondo te, no? Che poi sei il manipolatore del personaggio, quanto lui spera veramente poi che possa riaffiorare qualcosa in futuro, come dice questo passaggio, in particolar modo rispetto alla figlia in questo caso? Ma sì, ma lui è un romantico, tra l'altro ce ne accorgiamo anche come, adesso senza svelare, però alla fine del romanzo lui succede un evento drammatico, lui deve affrontare un evento drammatico, traumatico, e va incontro alla sua croce decidendo di chiudere gli occhi e elencando, no? Si affida alla bellezza, quasi una specie di inno alla vita, quindi lui è comunque una persona... Poi qui ci fermiamo perché veramente siamo troppo nei dettagli, però l'avete capito che poi questo percorso da tanto, ci fanno ampi gesti, solo in 30 secondi, anche se è quasi impossibile, però cosa credi che possa questo percorso dare anche a noi lettori? Perché la sensazione è che possa addirittura avere la capacità di modificare il nostro modo di vedere le cose. Sì, me lo auguro, cioè, è quello che abbiamo detto prima, cercare di non perdere tempo, cercare di... quando si avverte nella vita, alcune volte si avverte uno scampanellio, dice Cesare, accanto all'orecchio, può accadere quando fai un lavoro e ti piace o davanti a una donna, quando senti questo scampanellio drizza le antenne e cerca di non sbagliare. Benissimo, allora voi non fatevi sfuggire questa occasione, quella di leggere questo bel libro che veramente potrebbe darvi degli spunti interessanti. Non parliamo ovviamente solo di coloro che hanno già raggiunto i 77 anni, anzi, no, vale soprattutto per non arrivare ad avere questi rimpianti. Sì. Dunque, grazie a Lorenzo Marone, veramente complimenti, anche perché sappiamo che il libro sta andando benissimo, è considerato già un caso letterario, tra l'altro ne stanno parlando anche all'estero, sappiamo della Gran Bretagna, è stato venduto in varie nazioni, Germania, insomma, si sta valutando anche questo, quindi in bocca al lupo, intanto grazie. Complimenti, perché ci hai fatto emozionare, innanzitutto, e questo è quello il più difficile al mondo, insieme però anche grazie, sì, a Valentina Ghetti. Grazie a voi. È stata come sempre la sua bella grazie. Voce. Questo era l'ultimo appuntamento della settimana, però in questo caso veramente avete del buon materiale su cui lavorare nel fine settimana. Noi ci vediamo martedì prossimo, l'appuntamento è per le 20:30, quindi sempre qui, sempre in prime time, con la voce degli scrittori. Da Michele De Angelis un saluto e buona lettura.